Abbiamo in linea Giacomo Ferrari, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, partiamo proprio da questa notizia. Le chiedo cosa sta succedendo in Cina e quali sono effettivamente, o quali possono essere le ripercussioni sulle economie europee. Beh, lo sgonfiamento della bolla era già iniziato, non so se ricorderete una settimana fa, il primo crollo, poi le autorità cinesi hanno messo in atto alcune difese. Teniamo conto che ormai sono pochi i titoli che possono essere venduti, perché per legge non si possono vendere gli altri e quindi tutto questo ha frenato per qualche giorno il crollo. Ma evidentemente la bolla deve sgonfiarsi e quindi per esempio gli investitori istituzionali cosa hanno fatto? Hanno venduto quei titoli che possono vendere e questo ha contribuito a far ritornare di nuovo la volatilità sul mercato. Ieri c'è stato il crollo, oggi la borsa di Shanghai è un pochino più solida, però è comunque volatile e comunque ancora in calo, ma in calo di poco. Quanto ai riflessi sulle economie occidentali, certo la Cina era un bel traino per le economie occidentali, anche per quella italiana, e venendo a mancare ci possono sicuramente essere delle ripercussioni. Che sono però ancora tutte da definire. Certo. L'altra notizia che abbiamo letto su tutte le prime pagine è quella delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale che parla di 20 anni per recuperare i livelli di occupazione pre-crisi, una vera e propria generazione perduta. Come possiamo commentare questo? Ma è una previsione certamente molto, molto grave, io direi quasi, quasi apocalittica, perché 20 anni è veramente una generazione. Però è una previsione che non tiene intanto conto di tutte le novità delle piccole riforme, dei piccoli inizi di riforme che abbiamo fatto in Italia, non tiene conto della possibilità che l'economia europea prosegua nella questa timida crescita. E quindi certo deve preoccupare perché viene da una fonte così autorevole, deve preoccupare, però non è diciamo che è lo scenario più pessimista possibile. Infatti, ieri sera in serata è arrivata subito la replica del governo che poi ha fornito i nuovi dati sui contratti. Forse non si capisce più chi ha davvero ragione. No, no, hanno ragione tutti e due, nel senso che il Fondo Monetario fa una previsione di tipo, diciamo, pessimistico all'eccesso e poi il governo ovviamente fa la sua parte e dice no, guardate che non sarà così, probabilmente diciamo, la verità sarà nel mezzo. Quello che non si capisce molto è come mai dicano il Fondo Monetario dice ma la Spagna ci metterà meno, ma la Spagna però ha un tasso di disoccupazione in questo momento più alto di quello dell'Italia. Grazie a Giacomo Ferrari per la sua analisi. Grazie, Grazie a voi, buona giornata. arrivederci.